Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite, sigla. Allora, prima di iniziare vi ricordo che se mi volete seguire su Instagram c'è Davide Calopsite Official, poi abbiamo il gruppo su Facebook, Davide Calopsite Official Group. Il concorso per quanto riguarda il pappagallo più bello finisce a novembre, quindi se volete partecipare, o meglio, continuate a votare perché ormai le iscrizioni sono terminate, andate sulla pagina di Simona, vi metto comunque tutto quanto sotto il link e se vi interessa anche c'è il mio libro su Kindle su Amazon. Detto questo, che ovviamente vi porterò tutto quanto sotto al link, io vorrei introdurre l'argomento di cui volevo parlare con voi quest'oggi. Allora, innanzitutto voi avete visto che ultimamente mi sono state fatte delle richieste, in particolare di fare l'home tour. Allora, siccome era una cosa al di fuori un po' del contesto che fa riferimento a Davide Calopsite, ho deciso di metterla ai voti sul gruppo di Facebook chiuso. E è uscito fuori, quindi avevo messo due opzioni che erano: volete l'home tour oppure volete un qualcosa che fa riferimento a pagarli, tipo a che serve. E ha vinto quest'ultimo. Però questo non significa che non vi farò l'home tour, perché vi spiego, anche un solo follower che vuole una cosa da me, io gliela vado a fare, indipendentemente da tutto. Allora, che cosa è accaduto però? Quando è uscito fuori questa opzione, ne è uscita una terza, un iscritto ha messo una terza opzione e mi ha lasciato alquanto perplesso. Perché? Perché mi ha messo di fronte, dinanzi ad una situazione che io non mi aspettavo minimamente. Ed è proprio l'argomento di cui noi andiamo a trattare quest'oggi. Allora, iniziamo subito dicendo che internet vende di tutto, abbiamo qualsiasi cosa assurda, ma ci sono dei siti particolari dove le assurdità ne fanno da padroni. Non vi faccio il nome del sito nello specifico, anche se magari chi facilmente si addentra nei meandri sa anche di quale sito sto parlando, dovrebbe essere cinese o giapponese, non ne sono sicuro, ma vende delle cose assurde. Vende delle cose improponibili di ogni genere e di ogni fattezza. Ma una delle cose veramente più stupide che io ho potuto notare, e che è questo che mi ha portato poi a fare questo video, perché per me è una cosa che mi fa rabbrividire, perché è di una stupidità assoluta, è il pannolino per i pappagalli. È il pannolino per i pappagalli. Innanzitutto, secondo me questa è una cosa che dovrebbe essere denunciata, perché è inconcepibile pensare di poter mettere un pannolino a un pappagallo. E adesso io mi riallaccio a tutte quelle persone che ci hanno giudicato male semplicemente perché noi mettiamo i pappagalli in gabbia. Non dovete giudicare noi, perché, ripeto, prendiamo un pappagallo dalla gabbia, lo mettiamo in un'altra gabbia e non solo, gli insegniamo anche, addomesticandolo, a stare con noi. Questo per non limitarlo all'interno della gabbia stessa. No, voi ve la dovete prendere invece con questi geni, con questi scienziati che inventano dei sistemi assurdi, pericolosi per i nostri amichetti con la luce e assolutamente innaturali. E soprattutto la cosa più grave è che la gente se lo va pure a comprare, perché proprio su questo sito ci sono le recensioni: no è troppo grande, no è troppo piccolo. Ma di che cosa stiamo parlando? Quello che noi dobbiamo prendere ovviamente in esame è la tutela dei nostri amici con la luce. Ma ci sono delle cose che sono assurde, inconcepibili, che fanno male sia alla salute sia proprio alla psicologia dell'animale, e poi è del tutto innaturale. Facciamo abbastanza ordinata. Allora, noi decidiamo di prendere un pappagallo, andiamo al negozio animali, acquistiamo un pappagallo o magari ce lo regalano un pappagallo che è sempre nato e vissuto all'interno della gabbia. Quindi noi che cosa facciamo? Noi lo portiamo a casa nostra e lo cominciamo a domesticare, così che lui, oltre che a vivere la sua vita all'interno della gabbia, gli facciamo scoprire un mondo completamente diverso, un mondo al di fuori della gabbia, un mondo che lo va a migliorare, perché le cose basilari per lui, quindi il volo, la pappa sempre pronta, l'acqua sempre pronta, il suo giaciglio ci sono sempre e sono quelle naturali, e in più c'è un'opzione in più importantissima, che può vivere al di fuori della gabbia e può scoprire l'amore che gli può dare un essere umano, un uomo o una donna. Questo è quello che noi andiamo a fare.
Poi ci sono invece quelle cose che vanno ben oltre, quelle cose che sono totalmente innaturali e sono quelle cose che non devono essere applicate su degli animali. Innaturali perché? Perché sono naturali per l'uomo, ma innaturali per l'animale. Ecco perché quella per me è una violenza. Ok, tu hai un pappagallo e hai deciso di comportarti in un determinato modo con lui. Benissimo, quindi vuoi azionare dei meccanismi totalmente innaturali per un pappagallo, ma naturali per l'uomo. Ok, allora, e uno di questi che cos'è? È il pannolino. Benissimo, allora tu mettiti un pannolino dalla mattina fino alla sera, facci la pipì, facci la cacca e poi dimmi come ti senti. Oh, se tu ti senti male, se tu puzzi, se la cosa ti crea disagio, per quale ragione devi costringere il tuo amichetto con la luce a fare una cosa del genere? Semplicemente perché non vuoi guardare dove lui fa la cacchetta quando vola dentro casa e poi fa queste sorte di cacchette che tu te le perdi per la casa. No, ti metti il letto e pulisci tranquillamente. Allora, se volete un pappagallo ma non avete voglia di stargli dietro, il pappagallo non ve lo fate. Se volete un cane ma non avete voglia di portarlo a passeggio, il cane non ve lo fate. Gli animali sono come gli esseri umani, anzi, visto la situazione che si sta creando con il Covid, che è colpa nostra se sta andando avanti, io oserei dire che gli animali sono molto più intelligenti degli esseri umani. Quindi non vi venisse proprio in mente di fare una cosa del genere, una cattiveria del genere, perché è veramente ridicolo soltanto pensare di poter mettere un pannolino, un pappagallo. Io non riesco proprio a capire che cavolo dice la testa a ste persone che l'hanno fatto. Il sito, premetto, è di uno scarso, non faccio il nome, ripeto, ma è di uno scarso incredibile sotto ogni punto di vista. Vende dei prodotti, lasciando perdere il discorso del pappagallo, che è veramente oltraggioso, rabbrividisco, ma vende proprio dei prodotti che fanno schifo sotto ogni punto di vista. La cosa che più mi è dispiaciuta è che questo articolo non l'ho trovato solo esclusivamente su quel sito dubbioso, diciamo, non mi viene la parola giusta, ma l'ho trovato anche su un sito molto importante, molto di spessore, il che è ancora più vergognoso, perché là vedi proprio che c'è la mancanza di rispetto nei confronti degli animali, e questo è da penalizzare. Questa è una cosa assolutamente ridicola, è inconcepibile una cosa. Guarda, guardate, quando io ho letto quello, veramente ho rabbrividito, ho detto: ma è possibile una cosa del genere? Che ci sta gente che mette i pannolini al proprio pappagallo. E purtroppo, ripeto, c'è questa gente. Perché? Perché io ho visto le recensioni. Ma state fuori di testa, ma che vi siete messi in testa? Il pannolino al pappagallo. Ripeto, mettetevelo prima voi, tenetevelo una bella giornata e fate tutto nel pannolino. Poi vediamo se vi piace o non vi piace. E se non piace a voi, per quale ragione doveste farlo provare ai nostri amichetti con la luce? Quello non è amore, assolutamente no. Quello è trovare la strada più facile. Se vi capitano queste cose così strane, così assurde, così ridicole, fatemelo sapere, o nel gruppo o nel box, comunque fatemelo sapere, perché veramente io ne rimango. Ma sto registrando? Adesso sto a parlare a vuoto? No, sto registrando. Veramente io ne rimango, perché è una cosa assurda e inconcepibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetemelo sotto nel box. Un'altra cosa, purtroppo, come avete potuto vedere, sto facendo i video Kuga. La situazione del Covid è quella che è. Io, francamente, andare da mia madre non me la sento. Voi sapete che Kuga sta da mia madre. Purtroppo mamma non è molto sveglia con il cellulare, quindi non è che mi può fare un video o che e me lo manda. Quindi per il momento Kuga non è qui con noi, appena mi sarà possibile, però per questo motivo non è possibile fare una cosa del genere. Allora, quindi, ritornando al discorso del pannolino con il pappagallo, io francamente non ho parole, è una cosa vergognosa. Io mi auguro che questi buonisti che ci giudicano a noi giudicassero le cose veramente serie, quindi venissero a commentare sotto questo box, mi dicessero che cosa pensano questi buonisti sul fatto di mettere il pannolino a pappagallo. E io mi auguro che nessuno di voi faccia una cosa del genere. Lascerò i commenti veramente liberi, non li voglio proprio filtrare questa volta, voglio vedere anche se chi ha il pappagallo col pannolino se ha coraggio di dirlo, perché veramente è una cosa scandalosa, è una cosa vergognosa. Io non ho parole, io non ho parole per una cosa del genere. Quindi, se vi scoprite cose strane di questo genere e volete farmele sapere, mettetelo sotto nel box. Io non ricordo chi mi ha commentato, forse Lucia,
forse Lucia ha messo questo commento sotto, credo, questa opzione, no? Commento sotto sul fatto di parlare del pappagallo con il pannolino. Quindi ditemi voi, se avete qualche informazione o che, scrivetemi tutto quanto sotto nel box. Allora, spero che questo video vi sia stato utile o perlomeno che vi abbia tenuto compagnia. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, ma non troppo. Ciao, non mi venisse in mente di metti il pannolino e il pappagallo, eh? Ciao.